Buon sabato ai nostri amici celiaci. Anche oggi per voi abbiamo pensato una ricetta naturalmente senza glutine, realizzata dal nostro chef Gennaro D'Ignazio. Bentrovato a tutti. Allora Gennaro, oggi ricetta per i nostri amici celiaci, ma come dico sempre, va bene per tutti. Oggi abbiamo ho pensato di fare una ricetta particolare, fino a un certo punto, diciamo, non è proprio... faremo delle polpette di razza, rifatte in, diciamo, nel sugo tradizionale. Ok. Le polpette, una volta fatte, poi vedremo come farle, sì. Saranno dorate, infarinate con amido di mais, sì. Perché uno è senza glutine. È senza glutine, l'altro è che tiene bene la frittura, perché dobbiamo friggerle. Diciamo, è possibile fare la polpetta perché la razza ha un collagene di suo, okay. E quindi se li friggiamo velocemente riusciamo a non scaldarle così tante da farle rovinare, okay, durante la frittura, e quindi li possiamo rifare nel sugo come si facevano le famose pallotte, le polpette, volta, esatto. Polpette, le pallotte. Le pallotte, esatto, diciamo così, pallotte, così come perché sono. In Abruzzo si dice pallotte. Ok, allora partiamo col fare il sugo, il sugo dove poi rifaremo le polpette. Ok. Mettiamo un po' di rosmarino. Lo tagliamo fine, così non dà fastidio. Ok. Si usava fare questa ricetta, si usava più per, diciamo, le polpette di ricotta. Si doravano, sì, con la farina e si rifacevano col sugo. Quindi un po' di peperoncino, sempre filettini senza semi, così, diciamo, possiamo mettercene qualche pezzettino in più. Quindi l'immancabile Maggiorana, che c'è un profumo incredibile. Sì, meraviglioso. Poi devo dire che col pesce sta benissimo. Sì, sta sì, proprio sì, bene, sì. Una bene, cosa bene. Veramente. Eccoci qua. Ok, quindi olio. Ecco qua. E quindi accendiamo, anzi, non accendiamo, dobbiamo. Mettiamo una cipolla intera perché sarà, diciamo, la base del sugo vegetale, via. Che poi posso dire una cosa, è quello che io preferisco, sai? Io non amo tantissimo il sugo, diciamo, di carne, no? E il sugo vegetale a me piace tanto, se è fatto in un certo modo, con i dovuti odori, eccetera, secondo me è buonissimo. C'è digeribilità e non è affatto vero che non c'è sapore. No, infatti, c'è molto sapore. C'è molto sapore, sì, sì. Basta usare gli odori, sì, ci e qui vanno. Ancora una volta tornare alle tradizioni che ci hanno insegnato tante, certo, tante cose belle. È vero. Questo lo facciamo un po' più grossolano. Sì, e lo facciamo, diciamo, a metà, senza utilizzarla tutta, vabbè, ovviamente. Sì, 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 ma tanto questo è abbastanza dolce, possiamo anche abbondare. Esagerare, vediamo in padella che ingombro fa e ci diamo una regolata. Ma sì, perché io lo dico sempre, la migliore bilancia, e questo ce lo insegnano anche le nostre nonne, sono gli occhi, a vista proprio, eh? Saliamo un pochettino, così fa prima la cipolla ad arrivare. Eccoci qua. E le carote. Eccoci qua. Quindi nel frattempo che il tutto va in cottura, spieghiamo un attimino come funziona la razza, che è un pesce Eccola che qua. A me piace tantissimo. Questa è già cotta, io ovviamente ho fatto i vari step per spiegare meglio come funziona. È un pesce molto povero, ma secondo me buonissimo, usato poco per quello che vale, perché è veramente un pesce eccezionale. Anche perché in tanti non sanno proprio come pulirla poi. È difficilissima da pulire ed è un po' delicata, perché non so se l'ho già detto in altre puntate, però diciamo la razza è uno squalide, fa parte dello squalide, sì. E quindi, come tutti gli squalidi, espelle, per intenderci, liquidi organici attraverso, okay, i pori della pelle. Ok. Quindi ecco perché noi, questo è un fattore tra virgolette negativo per la qualità del pesce. Infatti nei supermercati, nelle
nei negozi dove vendono il pesce al banco e quindi magari hanno l'esigenza di tenerlo lì per più giorni, si vende sempre spellata. Ah, ok. Perché, come dicevo prima, diciamo, l'espulsione dei liquidi organici comporta una saturazione di ammoniaca. Ah, quindi quando sentiamo la puzza d'ammoniaca è assolutamente naturale, ma sicuramente sgradevole, quindi esatto. Per evitare questo deve essere freschissimo e pulita subito. Al momento. Okay. Quindi questo forse è uno dei fattori che limita un po' ha limitato l'uso di questo pesce. Di questo prodotto. Però se usato come si deve è veramente un pesce eccezionale. Sì. Qui l'abbiamo fatto, l'abbiamo bollita? Sì, l'abbiamo spellata, quindi solo le ali ovviamente. E quindi l'abbiamo bollita. Una volta bollita, allora giusto un attimino di qua, così poi possiamo. Se vuoi mi posso mettere da quest'altra parte io? Passo mi di vuoi qua? Sì, vai. Così tu nel frattempo continui a spiegare. Passiamo un po'. Sì. Eccoci qua, ecco che fa. Quindi dicevo, il sale l'abbiamo messo. Ci dicevi che abbiamo bollito la razza. Una volta bollita possiamo, diciamo, sfilettarla facile facile, pulirla, usando, diciamo, andando dalla parte più bassa a quella più alta. Quindi, quindi dall'esterno delle ali verso l'interno, ecco, sì, facci vedere proprio con come un si semplice fa. Cucchiaio, ecco, ah, così e ricaviamo tutta la polpa. E questa è proprio polpa. Che meraviglia, di... quanto è buona. Adesso questa qui si è raffreddata un po' da quando l'ho bollita, per cui è anche più difficile, se no la procedura è ancora più facile. La parte di sotto c'ha ancora la pelle, noi la togliamo facendo questo lavoro qua. Facile facile. Ma qui dobbiamo aggiungere qualcosa, Gennaro? Mazza che profumo! Allora, ecco, ci siamo. Facciamolo appassire ancora un pochettino. Un pochino. Poi passiamo poco poco. E poi ci mettiamo il pomodoro. Sì. Quindi ecco, una volta tolta la pelle, stesso lavoro pure di qua. Ecco, uno. Ecco, questa, ripeto, è un po' fredda, quindi il collagene ha fatto il lavoro suo. Una volta ottenuto questo, diciamo, questo sfilettato di razza. Di razza. Mettiamo un pochettino di sale, sì. Un attimo che... Allora, sì, ci siamo. Perfetto, possiamo aggiungere il pomodoro. Il pomodoro. Non tantissimo, vero? Sì, questo non è, diciamo, quasi mezzo litro, però questo è un pomodoro che prende tanto, per cui ci fermiamo qua. Ecco, qua possiamo rialzare un pochettino. Facciamo cuocere. Sì, ho appena cominciato, poi aggiungiamo l'acqua. Quindi dicevo, una volta sfilettata, saliamo un pochettino. Allora mi rimetto di qua, Gennaro, dai, se gli do uno sguardo. Ok. Prendiamo due cucchiai, sì, per fare tipo una quenelle. Li dobbiamo, è come se lo dovessimo impastare in questa maniera qua, che fatta da caldo è molto più facile. Ecco, si ottiene una polpettina fatta in questa maniera che poi si va, ecco, così a posizionare su un piatto, come sono fatte queste, e quindi raffreddate. Più la raffreddiamo velocemente e più riusciamo ad ottenere, diciamo, una polpetta compatta, come questa qua che si vede che è bella compatta. Adesso lo facciamo cucinare un po' e la fermiamo. Nel frattempo dobbiamo friggere Le polpette di razza. Che prima di friggerle, diciamo, le passiamo un attimino alla farina. Mi metto di qua, così, scusami. Ecco qua. Giusto. Infarinatura. Quindi queste saranno fritte e poi andremo ad ultimare la cottura qui in questo sughetto. Sì, giusto, e poi le rifacciamo, diciamo, le ripassiamo nel pomodoro e facciamo la stessa procedura, diciamo, delle polpette normali, tradizionali. Delle polpette tradizionali, sì. Perfetto. Ecco qua.
Siamo pronti per immergere le nostre polpette di razza in questo sugo meraviglioso. Ecco, quindi, come anticipato, andiamo ad immergere la razza nel... Anche se posso dire che sarebbero buone anche così. Assolutamente, questo se ne, diciamo, è un piatto un pochettino più completo, rifatto così, come tutte le cucine di questo tipo, quindi sì. Di polpette deve andare piano piano, una volta che bolle, e per 10-15 minuti, 10-15 minuti. Ed eccoci qui prontissimi per impiattare. Ecco. La nostra ricetta è rigorosamente senza glutine. È fatto. Perfetta allora, per tutti ecco questa. Qua. Sai il profumo. Eccoci qua. E poi questo sugo che avanza, direbbe mio marito, due spaghetti. Tanto per gradire. Ecco, volendo, no, possiamo farci anche un primo e secondo insieme. È ovvio che la densità del sugo è come uno gradisce, certo. Ma come tutti i piatti di questo tipo, il pomodoro deve essere bello abbondante. Eccolo qua. Bellissimo. Quindi ci siamo, possiamo rimettere giusto il filo d'olio a crudo, pelino d'olio così, e giusto il ricordo della nostra maggiorana. Eccolo qua. Bene Gennaro, grazie per queste polpette di razza. Grazie a voi tutti e spero che... Rifatele a casa, mi raccomando. A domani. Grazie. Il broccolo è un alimento d'eccellenza. Abbassa i livelli del colesterolo, è molto ricco di acido folico, di ferro e anche di calcio. Questo è importante per chi è intollerante al lattosio.